Perdere oggi alla Bombonera di Buenos Aires con l'ultima uscita del più grande tra i numeri 10 del calcio, celebrato come un grande imperatore. La cronaca di una serata da ricordare nel servizio di Marco Cherubini. Una festa, una kermesse, tanti campioni, 50.000 spettatori, 3 miliardi di lire d'incasso, una doppietta su rigore. L'addio di Diego Armando Maradona al calcio all'età di 41 anni è stato pirotecnico come l'omaggio della curva dello stadio La Bombonera di Buenos Aires, la casa del Boca Junior, la squadra argentina a cui Diego ha legato il suo cuore. Al punto di festeggiare dopo il primo dei due gol su rigore al portiere Higuita, giocando l'ultima parte dei 90 minuti di Argentina resto del mondo, finita 6-3, proprio con la maglia giallo-blu del club di Baires. Accompagnato dalle figlie Dalma e Gianina, Diego non si è nascosto dietro i suoi 82 kg ed ha sfidato l'emozione di un addio che ha coinvolto tanti campioni, dal napoletano Ferrara al grande Pelé applaudito in tribuna. La nazionale di Bielsa, già qualificata al mondiale di Corea e Giappone, ha giocato con una maglia speciale che portava davanti il numero 10 di Diego, quel numero che la FIFA ha impedito alla Federazione Argentina di ritirare in omaggio al capitano della selezione, regalando un dolore a Maradona. La gara è stata chiaramente giocata in surplus, con i gol di Claudio Lopez e Schuker nel primo tempo, nel quale Diego si è perfino permesso il lusso di togliersi la scarpa destra. Scoppiettante la ripresa, con la doppietta di Maradona, i gol di Aymar e Castroman, un tiro del laziale deviato, e del redivivo Cantona per il resto del mondo. Anche un rigore segnato proprio da Higuita, autore di una delle parate più incredibili della gara, proprio su un tiro di Maradona. Alla mezz'ora poi il vecchio capitano della nazionale è stato portato in trionfo da tutti i giocatori fin sotto la curva del Boca, dove i tifosi hanno cantato il suo nome tributandogli un saluto che ha costretto Maradona alle lacrime. Con la moglie Claudia e il papà Diego Senior in tribuna, la festa si è conclusa quando su Baires scendeva la sera. Per Diego Armando Maradona questo 10 novembre del 2001 sarà davvero un giorno speciale, quello in cui, oltre a lasciare il calcio, ha scoperto ancora una volta quanti tifosi, giocatori, campioni e semplici argentini gli hanno voluto bene e continuano a volergliene. Bene, grazie a Stream per le immagini e la collaborazione. Maradona, una vita costantemente in bilico tra genio e sregolatezza, un presente incerto ed un futuro con tante incognite. E poi Napoli, la città che più di ogni altra gli ha regalato momenti magici e che ora è pronta a riabbracciarle, magari ad affidargli le sorti della sua squadra ora sprofondata in Serie B. Tutto questo ed altro nei servizi firmati da Carmine Martino e Matteo Dotto. Vediamo. Nelle sale da gioco, al bowling, nei teatri, Napoli si è stretta ancora una volta vicino al suo indimenticato fuoriclasse. Maradona è stato il protagonista numero uno. Diego lo aspettiamo sempre a braccia aperte, in qualsiasi modo e in qualsiasi ruolo lui voglia avere. Qui a Napoli lo ricordo niente, per un allenamento che iniziò a mettere la palla sulla testa e 7-5 minuti con la palla attaccata sulla testa e non cadeva più. Qui ci troviamo nella casa dove si sono riuniti i tifosi più incalliti di Maradona. Stiamo vedendo la maratona di Maradona, la maratona televisiva. Per l'occasione avete messo a disposizione qualche cimelio. Per esempio questo è il primo biglietto in cui Maradona, di una partita in cui Maradona ha vestito la maglia del Napoli ufficiale, Napoli-Castel del Piano. È un amichevole del primo ritiro. E questa è la maglietta. È la maglietta. Questa è la maglietta, la Cirio. Primo anno di Diego nel Napoli. Cioè, la maglietta che ha indossato per la prima volta Maradona. La prima volta che Maradona ha dato le sue gocce di sudore per la maglia azzurra, qui dentro. Si mise di tutto sulle bancarelle napoletane, c'era di tutto, tra cui anche le maschere di Diego. Anche l'orecchino. C'è anche l'orecchino, infatti. Queste sono bottiglie di liquore. Sì, sono bottiglie di liquore, di grappa in particolare, sono due delle ceramiche che furono fatte in quel periodo all'epoca. L'ultimo biglietto, l'ultima partita disputata in Italia da Diego a Genova con la Sampdoria, poi la partenza improvvisa, l'addio senza un caloroso abbraccio da parte nostra. Quasi quasi hanno listato a lutto, guardi. Per voi chi è Maradona? Ma per noi Maradona è quasi una persona di famiglia, perché ci ha dato forse tante di quelle soddisfazioni in pochi anni che chissà se altri personaggi delle nostre famiglie riusciranno a darcele, non lo so. La maggior parte dei napoletani ha trascorso così l'addio di Diego alla nazionale argentina.
in casa con gli amici davanti alla televisione, ricordando le imprese del Pibe de Oro. Purtroppo è triste vederlo in queste condizioni, anche perché noi napoletani lo ricordiamo, insomma, in una certa forma. Le dico con molta sincerità, io ho due figli, bene, ritengo Maradona un primo dei miei figli, le dico sinceramente, proprio questa è una cosa, per me mi ha dato delle sensazioni sul campo che sono state una cosa eccezionale. Mi primo sogno è giocare nel mondiale, e il secondo è salire il campione. Detto e fatto, questo ragazzino di 11 anni di mondiali ne giocherà 4 e ne stravincerà uno. La storia di Diego Armando Maradona parte da quei ruderi che altro non sono che la sua vecchia casa di Villa Fiorito. Da lì in pochi anni diventa il miglior calciatore del mondo. Debutta in A 10 giorni prima di compiere 16 anni nell'Argentinos Juniors. In nazionale fa il suo esordio a 17 e a 19 trascina l'Argentina alla conquista del campionato mondiale giovanile in Giappone. Ha solo 20 anni quando dall'Argentinos passa al Boca, la squadra più popolare e più amata d'Argentina. Ovunque fa il pieno d'applausi, ovunque disegna incredibili magie con quel suo piede sinistro. Nell'82 sbarca in Spagna, ci rimane dopo il Mundial per 2 stagioni, ma al Barcellona sono più dolori che gioie. Un'epatite virale prima e una caviglia fatta a pezzi da un fallo assassino di Goicoechea poi ne offuscano il talento. E così estate 84 compare Napoli nel suo destino con 60.000 persone ad applaudirlo il giorno della presentazione al San Paolo, con gol da consegnare alla storia del grande calcio, con 2 scudetti, una Coppa UEFA, una Coppa Italia e una Supercoppa di Lega da esporre in sede. Il primo caso doping lo fa fuggire una notte di primavera del 91. Qualche giorno dopo a Buenos Aires conosce anche il tintinnio delle manette per consumo e spaccio di cocaina. Ma Diego sembra immortale, torna una prima volta a giocare nel Siviglia. Poi si ferma, ma la patria chiama e così passa al Newell's Old Boys di Rosario, giusto per tenersi in forma e aiutare l'Argentina a qualificarsi per i mondiali 94. Un altro stop per doping, un'altra ripartenza. Questa volta Diego torna a indossare la maglia del suo vecchio Boca Juniors, che sarà quella con cui nell'ottobre 97 giocherà la sua ultima partita ufficiale. Se il Maradona di club è stato formidabile, quello formato nazionale, se possibile, lo è stato ancora di più. Rimasto fuori in extremis dai 22 del Mondiale del 78, Diego è sempre presente dall'82 al 94. In Spagna 2 gol all'Ungheria, ma restano più impresse le botte ricevute da Gentile e l'espulsione contro il Brasile per un colpo proibito a Batista. L'86 segna il momento più alto della carriera internazionale di Maradona. Contro l'Inghilterra Diego confeziona il gol più birichino e quello più spettacolare nella storia del calcio. Little squat man comes inside Budger, leaves him for dead. Outside Fenwick leaves him for dead and puts the ball away. And that is why Maradona is the greatest player in the world. Mancino di mano o di piede, il numero 10 trascina così l'Argentina alla conquista del secondo titolo mondiale. E l'apoteosi, adesso pochi hanno dubbi sulla grandezza del campione nato in quel povero quartiere di Buenos Aires, Caniggia, che elimina il Brasile. L'Argentina fa fuori poi anche l'Italia ai rigori e nella sua Napoli tocca proprio a lui l'esecuzione capitale. Nella finale di Roma, come in realtà nelle altre uscite italiane della Selezione, piovono i fischi sull'Argentina e sul suo inno e la Germania diventa campione del mondo. Il 94 vede ancora Maradona protagonista, con un fisico tirato a lucido e la magia intatta del suo sinistro che castiga la Grecia. Un gol eccezionale da festeggiare sopra le righe. Pochi giorni dopo però l'avventura mondiale di Dieguito arriva al capolinea. Fatale il doping all'efedrina, sostanza coprente della cocaina. Questo è il Diego della gente, che poi è anche il titolo del suo libro, un vero bestseller in Argentina. Poi c'è quello un po' meno esaltante, versione allenatore, quello un po' patetico, versione pugile, quello un po' cattedratico, versione Oxford. Tante facce dello stesso Dieguito, quel ragazzino che palleggiando davanti a casa a soli 11 anni sognava. Mi primo sogno è giocare nel mondiale, e il secondo è salire il campione. E si giocavano stasera anche gli incontri d'andata negli spareggi mondiali, spareggi molto attesi per la presenza di importanti nazionali europee arrivate seconde nei loro gironi di qualificazione. Vediamo